benvenuto al nuovo parroco, voglio richiamare alla sua attenzione l'eccezionale devozione religiosa dei gesuesi, i quali sono nutriti della vera fede e sempre pronti ad obbedire al richiamo della Chiesa laddove questa si mostri come faro indicatore delle nostre coscienze. La nostra comunità vive un momento di profondissima crisi, perché le istanze della modernità si scontrano, come del resto ovunque, con una crisi economica senza precedenti. Crisi economica che diventa anche crisi istituzionale e quindi anche crisi morale, davanti a uno Stato considerato sempre più lontano e quasi nemico. Da questo punto di vista la Chiesa, il parroco nella sua espressione locale, costituisce sicuramente un punto di riferimento essenziale che potrebbe effettivamente consentirci di ritrovare un punto sociale di incontro in grado di riportare in questa comunità, nel nostro paese, quel senso originale di grande comunità. D'altronde, in questa direzione va anche l'ampia meditazione sulla speranza fatta dal Papa nella sua recente enciclica Spes Salvi, che presenta una sorta di definizione della fede che intreccia strettamente questa virtù con la speranza. Sui sarcofagi dei primi secoli cristiani Cristo è rappresentato sotto la figura di un grande filosofo. È lui che ci guida sulla retta via dell'esistenza, verso la pienezza della vera vita, oltre quindi la morte. L'evocazione di questa immagine, per me molto suggestiva, ci fa capire perché la speranza cristiana è decisiva per la cultura e quindi per l'autentico umanesimo. Da questo punto di vista dobbiamo recuperare quella dimensione essenziale dell'esistenza cristiana con la sua bellezza e la sua forza di liberazione, che come ci offre il Papa nella sua enciclica, contiene anche un invito a riflettere in profondità sulla situazione spirituale del nostro tempo, interrogando alcuni grandi testimoni della modernità e della coscienza della sua crisi. Noi ci affidiamo al nuovo parroco, perché sulla scia di ciò che già ha fatto anche chi ci ha preceduto, non Valerio, recuperi il senso della comunità, ricostituendo il valore assoluto della comunità cristiana, del nostro voler essere allo stesso tempo uomini e cristiani, in una ipotesi che è anche una ipotesi di alta socialità, di eccezionale valore umano. Gli uomini e le donne si sentono oggi abbandonati dalle istituzioni e la Chiesa è rimasta ormai l'ultima speranza, l'ultimo sereno approdo attorno al quale l'uomo si affida per trovare un riparo alle difficoltà dell'esperienza quotidiana. Il nostro parroco può essere il nostro punto di riferimento più importante e anche più sicuro. Il nostro approdo, la trasformazione del senso della fede in quello che era senso di comunità per i primi cristiani. Quindi ha ragione il Papa, occorre recuperare la certezza della fede, avere una fede chiara. Secondo il credo della Chiesa viene spesso etichettato da molti come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue moglie. Questo noi chiediamo al nostro parroco che ci aiuti a recuperare quella certezza della fede e anche la certezza del nostro essere buoni gesuesi e buoni cristiani, due concetti che un tempo erano la stessa cosa. Don Gianni, grazie per aver accettato e auguri dalla mia comunità.